ascoltato la storia, so tutto di voi, adesso ci dovete raccontare il dopo, cioè nel senso da questo momento il viaggio, ci vediamo fra 20 anni perché sappiamo veramente pure quando sorda tenete in da sacca stasera. Detto questo, no, sono contento perché poi alla fine chi la dura la vince nella vita, un sogno che è partito molti anni fa. Ho avuto il piacere di conoscere Andrea e di condividere anche con lui tanti momenti belli, soprattutto con la musica, ma soprattutto. Ma che fai? Sei andato al telefono mentre ti dico. Un applauso al Fodò, non ho mai visto uno che fa lavora e parla al telefono. Pure io una volta mi hanno chiamato a me, mi dimentica veramente, sto scherzando. Nella fretta era così tutto caotico che lasciai il cellulare in tasca perché non riuscii a trovare in tempo una persona. Io cantavo e sentivo squillare. A un certo punto dico, ma guarda un po', parte subito il nervoso mio. Dico, ma è un'indecenza, com'è possibile? Ci guardare la figura di quattro soldi che fai ieri proprio che suonavo cellulare. Dicevo che mi sono incontrato un po' di anni fa con Andrea, che è un grandissimo talento, e questo suo sogno della musica è partito molto tempo fa. Qualcuno diceva che noi non potevamo mai condividere il palco insieme perché nel nostro mestiere ci stanno i ciusci e magabune, però quella è una classica che purtroppo a mamma è ignorante essendo incinta. Detto questo, e invece ho sempre avuto la possibilità di incontrare tanti talenti e sul cammino mio ho incontrato tante, non solo tante belle persone, ma tanti grandi talenti come te, e tu sono contento perché ce l'hai fatta. In questo momento hai aperto sicuramente una vita nuova davanti a te, sei riuscito a fare quello che volevi in così poco tempo, perché non è facile. La vita ha voluto, forse il cielo ha voluto, che tu insieme ai tuoi collaboratori trovavi il modo per tirare la testa fuori. L'hai fatto con grande eleganza, lo hai fatto perché credevi in questo progetto musicale, lo hai fatto perché sei un talento e tutti i talenti prima o poi vengono fuori, al di là del sistema che ci gira intorno. Quindi tanti auguri veramente perché non solo hai sposato una donna bellissima, ma è una donna forte che io ho avuto il piacere di conoscere e lei ti ha reso non solo felice, ma sicuramente ti renderà una vita, come dire, serena. È quello che ti auguro. Te lo dice uno che l'altro giorno ho festeggiato 26 anni di matrimonio, quindi vivo questo viaggio da un po' di anni. Ma lei ti farà anche uomo, non ti preoccupare. Non lo sei ancora come non lo sono io, però quello è tutti i giorni combattimento, tutti i giorni c'è sempre qualcosa da imparare. Le donne ne sanno, visto che la donna credo che sia l'unico, no credo, è l'unico essere umano che fa continuare l'umanità, senza le donne non ci sarebbe nemmeno l'umanità. Bravo! Detto questo, c'è una tastierina che le due mani di Raul non ci vanno a coppia, cioè nel senso che io infine. Ah, da Marco? Da Marco, mamma. Marco te lo stesso dagli capelli dei camaleonti, non so se vi ricordate. È il tempo, quello è il tempo che passa per ognuno di noi, amore mio. Ah, Andrea, vieni un po' qua, staccati un pochino dalla Marinella, oppure porta anche lei, perché no? Ma tieni pure i parenti del nord tu, eh? Sì, pure io hai voglia. È peccato che sta là dietro, non ti preoccupare, non è. Ah, ma questa è una comunque. Si test. Ma dove sono i musicisti, i signori musicisti? Sedetevi un poco, ragazzi, ma che è? Che sarà mai? Stai provando, stai scarfando? Ma che devo fare io? Devo fare una cosa con questo microfono o con questo? Sì. Ah, questo è più chiaro. Sì, questo è più Senti scuro. la voce, senti. Una diretta. Bello della diretta, ma io non mi sento però la mia voce tanto. Dai un po' di più la sala. Ok.
è sempre lui. No, non sono sì, è lui, è quello che prima stava al telefono, ha toccato un cavo con i piedi. Ecco, esatto, ecco. Ha tolto la spia. Abbassa un po' la voce mia che mo è troppo. Okay. Vabbè, è in diretta, va. Siete pronti? Sembra quelle cose da playback. Cioè, nel senso che tu parti, sei pronto e sei mai pronto. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guardo così sicuro tu ti senti morire, non ti fai capire, ma perché dirla una volta solo, sicuro tu stai tremando, dirla che amavo bene. Mia voglia bene a te, tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessi sai, una cosa che non ho già avuto mai, non bella così, a così grande. Così grande, a così grande.